Bentornati su Cake Mania. Per festeggiare il nostro compleanno, i Red Carpet Cake Design ci faranno vedere come si realizzano dei bellissimi biscotti a tema compleanno. Per prima cosa facciamo dei biscotti di pasta frolla. Sì. Ah, ok. Per decorare dei biscotti in maniera perfetta dovete avere dei biscotti perfetti. Le 10 regole per realizzarli le trovate su Cake Mania. Sempre su Cake Mania trovate gli ingredienti per la ghiaccia reale. In questo caso, per decorare i biscotti, ne abbiamo due di due consistenze differenti. Una più liquida, che serve per riempire, mentre l'altra molto più densa, che serve per creare i bordi, quindi i limiti da decorare ed eventuali decorazioni aggiuntive. Siccome la ghiaccia tende subito ad asciugarsi, conviene sempre coprire le ciotole in cui abbiamo i vari componenti con un panno umido, in modo che rimane costantemente morbida. Iniziamo con i nostri conetti di carta forno. Tagliamo su per giù la metà della lunghezza del beccuccio e inseriamo il beccuccio in modo che esce sotto. Mettiamo all'interno un po' di ghiaccia, una piccola quantità di quella un po' meno liquida. Una volta ottenuta la nostra piccola sacca à poche, l'impugnatura corretta è questa, in modo da poter con la mano seguire meglio i movimenti. Con questa mano si impugna e si fa effetto pistone, si preme, con l'altra mano si guida la direzione della sacca à poche. Mai appoggiare la punta direttamente sul biscotto, tenerla sempre a debita distanza. Nel caso di piccoli sbagli tipo questo, nessun problema, eliminiamo quello che è in eccedenza con un pennello umido. In seguito, via con la fantasia. Per ottenere il colore Cake Mania usiamo un colorante in polvere. Ricordatevi di tenere una tonalità un pochino più chiara di quella che volete ottenere, perché col tempo la ghiaccia tenderà a diventare più intensa. Per il cosiddetto floating, cioè il riempimento delle zone create prima con la sacca à poche con la punta numero 0, utilizziamo una sacca à poche senza punta, ancora chiusa, non la tagliamo, riempiamo con la nostra ghiaccia colorata e tagliamo su per giù il beccuccio che ci può essere utile e riempiamo. L'importante è lasciare il beccuccio sempre umido, in modo che non si asciughi nel momento di riposo. Quindi prenderemo un contenitore con la carta assorbente, un pochettino inumidita, e appoggeremo la nostra sacca à poche così. Completato il floating, normalmente bisognerebbe aspettare un 6 ore abbondanti in modo che si secchi e poter intervenire sopra. Noi per accorciare lo schiaffiamo in forno. A una temperatura molto bassa, 30-40 gradi massimo, e ce ne dimentichiamo un attimo. Ciao! Thank you.